Grazie e buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Per me è un'opportunità molto importante quella di essere qui oggi. Porto innanzitutto i saluti, salutiamo l'assessore, buongiorno a vederci. Porto i saluti dell'assessore all'economia e sviluppo, ricerca e innovazione, Maria Luisa Coppola, che mi ha pregato di portare appunto i suoi auguri di buon lavoro per la giornata odierna. Io cercherò di dare così alcuni flash da una parte di com'è un po' lo stato dell'arte, dall'altra quali sono i percorsi che stiamo cercando di attivare, in particolare in materia di green economy. Il punto fondamentale, dirò probabilmente una ovvietà, ma è che l'ambiente non è più una risorsa illimitata e fruibile gratuitamente. Nel momento in cui c'è la disposizione quantità illimitate di beni, questi ovviamente venivano sfruttati, utilizzati, sfruttati fino all'inverosimile. Oggi si troviamo in una situazione in cui anche quelli che prima si pensavano fossero appunto delle risorse illimitate, in realtà si stanno rivelando, si sono rivelate risorse scarse, quindi che acquisiscono un valore economico. Quindi sotto l'aspetto della nel mondo produttivo delle nostre imprese, questo aspetto sta, questa particolarità sta avendo sempre di più importanza, tanto da, come abbiamo esempi, abbiamo visti, li conosciamo, così importanza da diventare un'opportunità, e su questo proverò nella seconda parte a dire qualche cosa. Punto di partenza ci dice che, mi baso su alcuni dati del rapporto Green Italy del 2012, che le imprese che hanno investito nella green economy non solamente hanno fatto un'opera che può sembrare meritoria verso il pubblico, questo sicuramente, probabilmente meritoria verso loro stesse, nel senso che sono imprese che hanno utilizzato e hanno scoperto delle fasce di intervento che prima non valorizzate, ma soprattutto sono imprese che mettono in moto dei meccanismi innovativi che hanno ripercussioni sia verso le esportazioni, tendenzialmente le imprese green sono anche quelle che sono più aperte ai mercati internazionali, e sappiamo quanto questo aspetto è fondamentale, perché se ci basiamo sulla domanda interna, purtroppo questa, ahimè, non so per quanto tempo, ma comunque batterà ancora in testa, e quindi o riusciamo come imprese, pur posizionate qui, a avere una visuale internazionale, o altrimenti rischiamo di non rimettere in moto il nostro sistema produttivo. Quindi chi ha investito più nel green è anche, corrisponde anche a chi ha più esportazione e anche chi ha più innovazione in termini generali, innovazione tecnologica, ma anche non solo innovazione di carattere innovativo, relazionale. Quindi è un ambito che dal rispetto dell'ambiente si sposta verso quei driver che le nostre imprese devono assolutamente perseguire. E la cosa simpatica, direi, da questo che emerge da questo rapporto è che sono soprattutto le imprese del manifatturiero. Questo è un po', è evidente, diciamo, nel fatto che non può che essere l'attività produttiva hard che ha una maggiore attenzione e un maggiore impatto sull'ambiente, ma il manifatturiero risponde, in particolare la meccanica e il trasporto, ha risposto positivamente a queste sollecitazioni che derivano da una necessità sempre più importante. Il discorso del manifatturiero è particolarmente significativo perché forse voi avete anche letto, c'è un'attenzione sempre più importante del Veneto verso il manifatturiero, forse neanche del Veneto, ma anche a livello europeo. Cioè la nostra è una regione che ha grandissime potenzialità per quanto riguarda il turismo, quindi la gestione dei beni culturali, attività a grandi opportunità legate a questo per quanto riguarda servizi, faccio riferimento al mondo della cultura, che vuol dire prospettarsi verso il futuro, ma anche un tessuto produttivo manifatturiero
che deve assolutamente essere valorizzato, perché ritengo che solamente un'economia che si basi non su beni tangibili materiali, quali poteva essere il passato, perché si è rivelata purtroppo nel passato la finanza, no? In cui sostanzialmente si costruivano valori e asset che dietro non avevano un qualcosa di concreto, di reale. Appunto, se noi dimentichiamo il manifatturiero, dimentichiamo la necessità che il sistema produttivo sia basato su produzioni di cui l'uomo avrà sempre bisogno, rischiamo di sposizionare, di spostare la struttura produttiva verso servizi che risultano essere sempre più, come dire, labili, sempre più soggetti a modifiche anche improvvise. Quindi l'accenno al manifatturiero, che evidentemente non è un ritorno al passato delle vecchie officine polverose, delle vecchie officine che inquinano, ma è un manifatturiero che deve evolversi attraverso le contaminazioni, cioè attraverso tutta quella serie di servizi innovativi che fanno crescere il manifatturiero in termini di design, in termini di innovazione, in termini appunto di green economy, ad esempio. Ecco, è fondamentale avere in mente questo scenario. Non a caso anche le imprese che hanno manifatturiere, che hanno investito nella green economy, sono anche quelle che danno una buona performance in termini di contratti diretti. Una delle grandi difficoltà, delle grandi debolezze del nostro sistema è che è costituito da imprese di piccolissima dimensione, sono imprese polvere, sono imprese molto molto limitate. Allora, su questo punto ci possono essere due percorsi: o cresciamo in dimensione, oppure cresciamo in, in dimensione relazionale, cresciamo in relazione. E quindi sfruttiamo tutte quelle opportunità, per cui contratti diretti, che permettono di mettersi in collegamento con altre imprese per sviluppare progetti comuni. Quindi anche qui risulta da questo rapporto, che è interessante perché, come dire, fotografa sostanzialmente l'innovazione, la green economy è dentro l'innovazione. Infatti, fatalità, le cose che ci diciamo un po' tutti i giorni, e cioè che un'impresa che innova, cioè un'impresa che può vedere verso il futuro, è sicuramente un'impresa che non ha in mente solamente il proprio ambito, voglio dire, di quartiere, permettetemi il termine, comunque il proprio ambito limitato territoriale, non un'impresa che ha relazioni con tutto il mondo. Ecco che le imprese green sono imprese innovative per definizione, e quindi hanno delle potenzialità enormi rispetto, e maggiori rispetto alle altre imprese. Sul tema poi della green economy ci sono moltissime strategie, moltissimi documenti, sono stati approvati a livello sia di Nazioni Unite, sia OCSE, sia dell'Unione Europea, moltissime strategie condivise per un utilizzo efficiente delle risorse da una parte, e per far sì che questo utilizzo efficiente rappresenti un'opportunità per le imprese. Per quanto riguarda la regione, noi abbiamo sempre tenuto in considerazione questo aspetto del rispetto ambientale, appunto letto sotto forma di opportunità, scusate se mi ripeto, di opportunità del nostro sistema produttivo. Faccio alcuni esempi di quello che abbiamo fatto, anche con un piccolo prospettiva alla prossima programmazione comunitaria. Siamo impegnati ovviamente in alcuni progetti europei, di cui uno specifico che si è concluso sulla eco-innovazione attraverso l'edilizia sostenibile. Qui ho visto il padiglione, ma qui un altro padiglione d'ingresso, Casa Clima. Quindi un'attenzione anche qui all'innovazione per quanto riguarda il settore dell'edilizia. Siamo impegnati in un altro progetto europeo che cerca di promuovere, di promozionare quello che è la valutazione della vita del prodotto e del processo di un'azienda, quindi cercando di stimolare quello che è un approccio complessivo e che inevitabilmente avrà ricadute in termini di efficientamento del sistema produttivo, dei prodotti che vengono sviluppati.
e quindi inevitabilmente si andrà a cadere anche su un'analisi di impatto diciamo sull'ambiente da parte della singola impresa, ma abbiamo, ecco, forse più importante, sviluppato già nella programmazione comunitaria 2007-2013 delle strumentazioni che hanno cercato di stimolare l'investimento verso un'economia più green. In particolare faccio riferimento ad un bando di un paio d'anni fa che ha dato contributi per certificazioni anche di carattere ambientale. Quando un'impresa ottiene una certificazione, evidentemente non ottiene solo un bollino, ma ha fatto un percorso importante di valutazione di quello che è il suo processo produttivo. E poi da ultimo, è operativo da 6 mesi circa, vi è un'agevolazione, è stata approvata un'agevolazione per le imprese che attraverso un finanziamento agevolato e un contributo in conto capitale a sportello, quindi è sempre aperta, ci sono risorse notevoli a disposizione, proprio all'obiettivo di incentivare investimenti che riducano l'assorbimento di energia o comunque che favoriscano forme diverse di produzione di energia all'interno dell'impresa in modo tale che si venga ad abbattersi anche il tasso di inquinamento. Quindi siamo nel pieno di un'economia green. Le risposte a questa strumentazione agevolativa che viene gestita dalla Veneto Sviluppo, che è la nostra finanziaria regionale che ha vinto il bando europeo per la gestione di questo fondo, sono a disposizione un 23-24 milioni di risorse pubbliche, cui si sommano poi altri 15 di risorse private, quindi un pacchetto di circa una quarantina di milioni. Per chi è interessato può andare a visitare il sito di Veneto Sviluppo o il sito della Regione Veneto, dove si può trovare tutte le informazioni, modulistica, regolamento, eccetera, che appunto ha la caratteristica di dare un contributo in conto capitale contemporaneamente a un finanziamento agevolato. Dicevo che questa strumentazione sta avendo un riscontro notevole, sono in fase di processamento presso la finanziaria regionale oltre 100 posizioni, magari di queste non tutte verranno, come dire, accolte in base a quanto prevede il regolamento, però è un segnale positivo che appunto, come emergeva in qualche maniera dal rapporto sull'Italia del 2012 di cui facevo il riferimento prima, è un segnale positivo di riscontro da parte delle nostre imprese e di un'attenzione verso la riduzione di sostanze inquinanti, verso una produzione più pulita. È un segnale, direi, positivo. Prima si parlava, giustamente il moderatore parlava di necessità un po' di rivedere il nostro sistema produttivo, di dare anche dei segnali. Penso che questo sia un importante messaggio, perché al di là delle risorse finanziarie messe a disposizione, che possono essere, che comunque le risorse finanziarie per definizione sono scarse, quindi possiamo mettere anche 400 milioni, non è che cambieremo il nostro sistema produttivo, però penso che siano dei segnali importanti che hanno proprio un effetto anche di valorizzazione, di indicazione di quali sono i percorsi che le nostre imprese devono seguire per essere di successo nella propria attività. Un ultimo passaggio sulla programmazione 2014-2020, nel senso che anche se, forse abbiamo letto tutti sui giornali, siamo in una fase non ancora di definizione, nel senso di approvazione di documenti, di programmi operativi nazionali, se si chiama un accordo di partenariato, di regolamenti europei, quindi manca ancora una formalizzazione di tutta l'architettura, però la Green Economy è una di quelle azioni che sono state specificamente identificate a livello nazionale come facenti parte di quel menù di iniziative su cui le regioni poi dovranno scegliere. E su questo la Regione Veneto sta ragionando, proprio perché non intende solo sposare la Green Economy in quanto tale, ma perché questo ha delle ricadute, come dicevo all'inizio, importanti in termini di innovazione generale e di apertura ai mercati internazionali. La Regione Veneto appunto sta dando una grande attenzione a questo aspetto. Siamo in una fase ancora di predisposizione del documento, del programma operativo regionale 2014-2020. La settimana prossima ci sarà un incontro con il quadro di partenariato, quindi con tutta una serie di soggetti
che sono dei riferimenti nell'attività regionale. Ecco, però posso dire che il tema della green economy è tenuto sotto la lente di ingrandimento a livello nazionale, ma anche a livello regionale, ancorché siamo in una fase di non approvazione ufficiale dei documenti. Quindi come regione sicuramente si può fare di più, sicuramente si può fare meglio. Su questo c'è l'impegno delle strutture in primis che ho l'onore di dirigere, ma anche grande attenzione, posso dire, da parte dell'assessore all'economia, che sui progetti innovativi, quelli che possono effettivamente sfondare e rappresentare un percorso importante, vi è la massima disponibilità e attenzione. Quindi, come dire, ci sono più che dei segnali positivi, perché le nostre imprese possano, proprio sfruttando questo grande filone che si sta sempre più sta venendo avanti, possano appunto sfruttarlo per costruire un sistema produttivo che appunto possa essere valido non solo oggi, ma soprattutto nel medio e nel lungo periodo. Abbiamo bisogno di ridisegnare le nostre imprese, c'è questa sensazione di una necessità di un cambio, dell'obbligatorietà, meglio di un cambio di passo, perché il mondo ormai è globalizzato e le informazioni girano alla velocità di internet, neanche della luce, forse più velocemente, non lo so, e quindi effettivamente se rimaniamo chiusi ad aspettare che il nostro PIL cresca dello 0,5-0,4, pensando che questo abbia ricadute sulla singola impresa, ci stiamo illudendo. Le ricadute ci potranno essere anche con il meno 0,8, non importa, ma potrebbero esserci delle ricadute, voglio dire, positive, se ciascuna impresa riesce a ridisegnarsi, riesce a riapprocciare il mercato, riesce a innovarsi su quell'aspetto tecnologico da una parte, ma anche organizzativo, come dicevo. Ecco, se ogni impresa riuscisse a fare questo ragionamento interno, penso che delle possibilità di sviluppo effettivamente ci potranno essere. Su questo siamo anche dei fiduciosi. Grazie.